questa situazione era alta la voglia di fare satira contro il regime, ma affinché la satira passasse sufficientemente inosservata, doveva essere presa molto, ma molto alla lontana. Così nacque per esempio la canzone Bombolo, che parlando di un uomo grasso, grosso e borioso, voleva sbeffeggiare il gerarca Buffarini Guidi, autore delle leggi razziali. E così venne composto il famoso motivetto che parla di un uomo senza capelli. Il 10 giugno 1940 la radio trasmette la dichiarazione di guerra del Duce. Popolo d'Italia, siamo riuniti in questa piazza perché nell'altra piazza c'è il mercato. Da 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 da